nuovissima stagione di Video Game Generation, sempre con Massimo Strike, Fabrizio Brighius, Antonio Cappello di Paglia. Questa volta in televisione su Vida Network, televisione di Carmagnola, in streaming worldwide. Come sono bravo con l'inglese. Siamo alla Games Week a Milano. Siamo tornati e vi facciamo vedere che cosa abbiamo trovato in giro. La prima puntata, puntata speciale. A dopo. Siamo allo stand di Pedretti, distributore, diciamo, vendita di arcade, flipper vari. Ho visto qua attorno delle robe impressionanti. Abbiamo una serie infinita di flipper. Abbiamo i più famosi old school, flipper old school che ci sono, che c'erano una volta, Jurassic Park. Abbiamo, se puoi inquadrare, una chicca anni 90 per eccellenza, il flipper della Royal Rumble con Hulk Hogan al centro, veramente spettacolare. Vieni che ci sono delle chicche qua incredibili. Abbiamo anche il Pac-Man, impostazione arcaica. E poi un'altra chicca che ho visto adesso, seguimi. Abbiamo il flipper della famiglia Adams. Io da piccolo ci giocavo, veramente spettacolo. Guarda che roba incredibile. Non mancano gli irriverenti di South Park. Che roba, ragazzi. Il Pinball Wizard. Poi qua abbiamo un'altra postazione dedicata a Pac-Man. Vediamo altre postazioni arcade. Guarda che bello, qua ci avranno messo un mame probabilmente. Questo, se non sbaglio, è 1942 come gioco. Fantastico. Non possono mancare, ovviamente, anche... bellissimo. Ghosts and Goblins. Un gioco veramente difficile, ma incredibile. Vediamo cos'hanno qua. Qua abbiamo un Donkey Kong... Ma vedo anche un... dovrebbe essere uno Street Hop, se non sbaglio. Fantastico. Insieme a Shut Up and Jam, uno dei giochi di basket classici vecchia scuola, più fighi di sempre. Poi laggiù non ho visto che cosa c'è. Sembro un pazzo a parlare con questo gamepad del Famicom. Però è un cellulare e un microfono. Non vi preoccupate. Vediamo che cosa hanno qua. Spettacolo, ragazzi. Non vorrei dire una cazzata, potrebbe essere Vanguard. Andiamo a vedere di là e poi ci facciamo salutare anche dagli organizzatori di questa cosa. Ciao, ciao ragazzi.
ragazzi, intanto vi faccio i complimenti per queste postazioni incredibili. Noi siamo di Video Game Generation, un canale su YouTube. Trasmettiamo anche tramite una televisione web di Torino che si chiama VidaNetwork.it. Il nostro programma è appunto Video Game Generation. Se ci fate un saluto o ci raccontate un attimino di che cosa vi occupate, da chi posso partire? Ok, non vi preoccupate, non vi preoccupate, perché questo è un microfono. No, ci occupiamo appunto della vendita, noleggio, servizi, eventi di gli apparecchi che hanno fatto la storia del mondo del gaming: cabinati, flipper, videogiochi in generale. Soprattutto abbiamo notato che la gente di tutte le età apprezza ancora questa tipologia di gioco, è un punto di incontro tra le varie generazioni e colpisce e piace l'immediatezza che hanno questi giochi, magari rispetto a quelli del giorno d'oggi, anche con le loro mancanze grafiche e tecnologiche. Ma quindi li distribuite, quindi è possibile acquistarli, o avete, diciamo, intenzione di creare una sala giochi, o cioè qual è lo scopo effettivo? Noi forniamo tutti i servizi collegati a questo tipo di apparecchi, quindi noleggio sì per eventi, team building, locali volendo, ci occupiamo poi anche di riparazione, assistenza e vendita. Ah, fantastico, quindi direi al momento io non conosco altri punti di riferimento per quanto riguarda, diciamo, il mondo arcade. Noi seguiamo tutto, ovviamente, dal vecchio al nuovo, quindi siamo ben felici. Tra l'altro adesso corriamo di là perché ho visto un Point Black, ragazzi. Point Black io non lo vedo da una cifra di tempo, un gioco incredibile. Attenzione, ce n'è una e una, attenzione, attenzione, a chi fa più casino lo facciamo? Sopra. Siamo qui insieme all'ideatore di questo gioco dedicato ovviamente ai videogames, che si intitola Play Quotes. Play Quotes è un videogioco che tratta le citazioni dei videogiochi. Citazioni, screenshot e curiosità sono le sue modalità principali. La cosa bella di Play Quotes è che, oltre a poter giocare, per cui scoprire quali citazioni derivano dai videogiochi, è tutto in mano ai giocatori, per cui ogni giocatore può inserire le citazioni che conosce, gli screenshot che realizza con la sua
PlayStation 4 o con qualsiasi altro device e inserirli in PlayQuartz. Tutte queste citazioni diventano alla portata di chiunque, per cui man mano che si popola il database che forma le domande di PlayQuartz, tutti possono giocare, tutti possono divertirsi, è il suo bello. Ah, e quindi diciamo che tu partecipi, rispondi alle domande, ottieni un punteggio, vai avanti nella classifica, diciamo, per vedere chi ne sa di più a livello videoludico. Esatto, cioè ci sono diversi livelli di classifica. C'è una classifica generale per chi gioca normalmente, ci sono le sfide che hanno una loro classifica a parte, perché le sfide tra gli utenti hanno delle funzionalità speciali. Ci sono le sfide mensili aperte a tutti, in cui vengono selezionati 5 videogiochi e gli viene data la possibilità a chiunque di partecipare e di ottenere un premio fisico che poi viene spedito a casa del giocatore. E in più c'è la classifica dei contenuti inseriti. Tutti i contenuti che vengono inseriti dai giocatori vengono conteggiati e rientrano a far parte di una specie di albero genealogico che mette al primo posto chi ha inserito più contenuti e dà la possibilità agli altri giocatori di scoprire chi ha detto cosa e chi ha approfondito l'argomento. È un'idea fantastica, ma quindi posso anche inserire videogiochi retro, quindi non per forza soltanto videogiochi nuovi, giusto? Soprattutto giochi retro, perché è la cosa più interessante. È un gioco per appassionati, non è un gioco massivo, diciamo. Chiunque può giocarci, ma solo un appassionato capisce cosa c'è veramente dietro. Fantastico. Mi sembra assolutamente fantastico. Il titolo è, immagino, gratuito. È un'app mobile, quindi si trova su cellulari o dove la troviamo? Allora, PlayQuartz è un sito web raggiungibile da qualsiasi device. Si può utilizzare su PC, smartphone, tablet, di qualsiasi marca possibile. Come app esiste solo per Android momentaneamente. Ah, fantastico, io non so che dire, vado subito a giocare, ma che cosa si vince esattamente? Prima parlavi di alcuni premi in base ai punteggi. Sono premi fisici, codici per scaricare giochi? Di cosa si tratta esattamente? Allora, nello store esistono diversi tipi di premio acquistabili con i punti guadagnabili giocando. Ok, solo giocando, non c'è nessun'altra maniera di acquisire punti. E sbloccando ovviamente gli obiettivi del gioco, perché il gioco ha degli obiettivi giornalieri e globali. Ogni giorno ci sono 4 obiettivi che vengono resettati e cambiano, mentre 30 obiettivi generali vengono sbloccati man mano che si gioca. I premi fisici esistono e ci sono solo per le sfide mensili. È una sfida che attiva tutto il mese su una tematica specifica. Ad esempio, questo mese c'è la sfida sulla serie di Monkey Island, i 5 giochi di Monkey Island, in cui vengono presentate le citazioni. Tu devi capire da quale gioco è stata presa. Il primo, solo il primo in classifica, riceverà un premio fisico che viene spedito a casa del giocatore ed è una o un segnalibro o un portachiavi realizzato a mano con il personaggio scelto dal giocatore. Fantastico, ragazzi, no? Non ci resta che collegarci al sito e iniziare immediatamente a giocare. Beh, Brighios, attento, c'è una scimmia a 3 teste.
Ragazzi, finalmente siamo riusciti a beccare il grande Moco di Moco Brian e Valeria. Finalmente. È un brand, Moco Brian e Valeria. Eh beh, ovviamente siete voi. Puoi farci un saluto a Video Game Generation? Certo, complimenti per la trasmissione, per l'ambizione che avete sempre di migliorare. Quindi vi auguro che ogni giorno possa essere un gradino in più rispetto al giorno prima. Quindi in bocca al lupo Video Game Generation. Un saluto a tutti da Moco e anche da Brian e Valeria, che porto io i saluti. Va benissimo lo stesso. Grazie a voi di intrattenerci sulle frequenze di Radio 105. Ciao ragazzi! Qui è la Games Week di Milano, proiettato sul mega schermo giù di là, Street Fighter 5. È veramente una cosa potentissima vederlo giocato a questi livelli. Come l'anno scorso, la postazione superiore della Games Week, che è strutturata diciamo su tre livelli, c'è il piano terra dove ci sono diciamo gli stand più commerciali, i giochi da provare. Poi c'è il piano intermedio dove diciamo si mangia, spogliatoi eccetera, e poi il piano superiore dedicato a eventi come questo, eventi dedicati agli youtuber. Adesso andiamo un po' in giro a vedere se riusciamo a incontrare un paio di amici, uno tra tutti Dr. Game. Vediamo se riusciamo a pinzarlo, sappiamo che qua abbiamo anche un piccolo regalino da dargli. Allora ragazzi, alla Games Week abbiamo beccato anche il Dottor Game.
per Via Game Generation, ma noi siamo qua. Non sono io, non so, è un clone. È uno dei suoi cloni. Quale, però quale dei tanti? Noi siamo qua io per bello. Una consegna speciale. Un gioco per il Game Boy Color 18 in 1. Di quelli che piacciono a te soltanto, perché gli altri non si sa perché. C'è Doraemon, c'è Doraemon. Cioè io ci ho perso l'infanzia. C'è l'immagine, l'immagine di Doraemon. Poi che ci stia tutto dentro di Doraemon, no? Non credo che ci sia il e gioco. E poi parto per 18 in 1 e ci sono 5 giochi che adesso sta facendo. Game Color, no, non Game Boy, nemmeno ci provo. Game Color, bene. Grazie. Facci sapere, sempre grande qualità. Sempre il top per te, insomma. Sono il top. Ci vediamo in giro, ragazzi. Su Fiumani. Dai, saluta Video Game Generation veloce. Ciao Video Game Generation. Veloce. Ciao ragazzi. Sempre qui direttamente dalla Games Week di Milano abbiamo in anteprima Horizon, un titolo atteso per il 2017, ovviamente esclusiva PS4. Sullo schermo potete vedere in questo momento il titolo esclusivo Sony che si sta muovendo in questo momento in 4K, quindi attraverso una PS4 Pro. Vi ricordo l'esclusiva, guardate gli effetti grafici che sono veramente notevoli. Poco fa durante la postazione ci hanno fatto vedere la differenza tra il Full HD e il 4K ed effettivamente c'è una grossa differenza, soprattutto sui fondali. Sulla profondità di gioco. A livello di animazione dell'erba, dell'ambiente intorno, il 4K è bellissimo. Non ci sono parole, è troppo bello. Troppo bello. Intanto stiamo osservando, il nostro mitico Prigius ci fa vedere delle immagini del gioco in movimento. Guardate la spettacolarità del titolo. Ci sono questi animali robotici che veramente rendono tantissimo. Vedo un'animazione notevole, tutto gira veramente in modo ottimale, per cui Horizon Zero Dawn prossimamente in esclusiva per PS4. Numero 1 Street Fighter, al tavolo Antonio Cappello di Paglia e Strike Dead. Vai, non perdere tempo. Parti subito con le bolle, maledetto. Intanto spacco la vetrina. Come Clementino. E ammazzi la spalla. Spacca vetrine. Ah, mannaggia, mi ha ammazzato. Guarda che sei tirata. Che scazzo. E anche a Alex. Si studiano i due. Il personaggio uguale con la skin diversa avete preso. Vergognatevi. Far vedere anche lo schermo però, diciamo, Chris. No, perché è bello vederti quei due. No, fai vedere che stiamo giocando a Street Fighter 3. L'ho detto, non basta. Eh no che non basta, la gente vuole vedere. La gente vuole sapere. Allora, io sono Ryu e Anto. In questo io momento non tiro calci. Tiri, non diciamo altro. Allora. E va bene. Basta saltare di mezzo. Vorrei lamentarmi perché manca qualche cosa che non siano le Hadouken, per favore. Sì, tipo un Hadouken infuocato. Fermate i talenti Hadouken, per favore. Mancano i tassi, mancano i tassi. Oh, vince Ken.
non può essere. Non mi ricordo più come si fanno le bolle con il lavoro e del sudore si fanno le bolle, o col sapone. Che zarchetto dietro era, no? Oh, wow, si studiano i due, siete noiosi ragazzi, maledetto. Tanto che non dai calci, eh no, vero, manca un tasso d'età dei calci. Ah! No! E lo infuoca! Bestia, che fatica! Perché sei in vantaggio? Spiega. Perché ti do le botte! Ma perché io ti riempio di bolle ma non ti fanno niente? Io le salto le bolle! No! Stiamo provando Super Sprint. Ma io sono il rosso. Però figlio, ci vorrebbe un amico. Via! Oh raga, con una mano. Guarda che siamo costretti. Dai! Oh! Mi para! Io sono il giallo! Che bello! Ignoranza! Chi è il rosso, maledetto? Io? No, il giallo. Mi sono andato a schiantare. Ma una volta che sbagli una volta, ragazzi, una volta che sbagli una volta. Ti schianti. Quando poi ti sbagli, ti schianti. Poi sono 150, non so quanto. Ma non so come sta funzionando, quando è che finisce? Mai! Come mai? In loop! C'è solo una pista, eh! Ho vinto! Sono arrivato primo! Sì, però... E anche quest'anno l'esperienza alla Milan Games Week è arrivata al termine, per cui qua da Video Game Generation vi salutiamo da parte di Massimo Strike, Fabrizio Brighius e Antonio Cappello di Paglia. Da Vida Network e Video Game Generation è tutto, ci rivediamo alla prossima puntata, sempre alla stessa ora, ogni mercoledì dalle 20 alle 20.30. Bye bye! Ciao.